seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Non mi basta niente il stomaco, certi fatti mi danno un po', po', vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo lo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire la vapia in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente il stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo rope è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dà la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 qua al bagno, quando si può fuori dal bagno. No, io devo, devo stare in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa vuoi? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani, amici dell'informazione, della pseudoinformazione, della parainformazione, un benvenuti e un buongiorno, ahimè, no, che ahimè, grazie a Dio c'è anche un discreto sole in quel di Varsavia. Quest'oggi 26 ottobre, auguri alla una delle editor della nostra pagina, che ricordiamo è www.iditalia.com, ecco, magari se ogni tanto date un'occhiata e cliccate su alcune di queste pubblicità farete il bene. Di questa missione. Questa missione quest'oggi farà gli straordinari, straordinari che si esplicano nella misura in cui sto parlando proprio come un politico, e questo non va bene, cari amici. Bene, oggi alle 8:30, 20:30 in diretta, Radio ID Italia sarà presente e consentirà di interagire a coloro i quali vorranno farlo per ascoltare, diciamo, coloro i quali voteranno sì e coloro i quali voteranno no. Renato, che votiamo noi? Noi votiamo KTM.
Non lo so, ragazzi, non lo so. Mi hanno fatto la testa come un pallone. Mi sono visto migliaia di talk show, dibattiti, controdibattiti e ancora non sono riuscito ad avere un'opinione. Sta di fatto che nella puntata odierna, anch'io penso di votare proprio no, anche se vabbè, io posso essere anche schierato, in fondo la radio poi darà lo spazio a chi vuole, però il sottoscritto, chi lo segue, ha già manifestato l'idea, ma voto no per quella recondita speranza che i politicanti, perché la politica, quella che fa il bene della polis dal greco, è qualcosa di distante anni luce, ne è vero? Scusa vacca se mi stai ascoltando, se sto usando delle parole troppo auliche o un italiano altamente forbito, ma non lo è in realtà. Quindi quello che voglio dire, il voto del no da parte di molti è spinto da una considerazione. O Renzi, o che tu avrai ancora la faccia a culo di stare legato a quella poltrona se gli italiani ti hanno mandato a fanculo. Questo è, diciamo, quello che io mi chiedo, però sono molto, diciamo, dal siciliano sfruculiato, sfruculiato dall'idea di ricevere una fellazio, fellazio non petita, ma in questo caso petita, quindi una fellazio sarebbe ecco, un boccaciccio, come direbbero quelli là dello zoo, dalla signora Paola Saulino, di nuovo con questo accento napoletano, dopo la Nappi che prende, diciamo, consensi da parte delle popolazioni afroamericane, consensi, sì, minchie prende praticamente di dimensioni artistiche, altro che John Holmes. Ebbene, adesso Paola Saulino, caro Renato, ha dichiarato che, così come Madonna, la vecchia nonna che ha dichiarato che ingoia, si ci mette di buona lena, si toglie la dentiera, lo fa con le gengive, insomma, chiedo scusa alle donne, però insomma sono dichiarazioni di voi, di donne pubbliche. Quindi diamo la parola a Crucio Crucis, come lo chiama Paola Saulino, e ascoltiamo la proposta della signora Paola Saulino. Già vedo che state googlando, assomiglia un po' alla Boschi, devo dire, però non l'ho vista ancora con il nudo integrale. Ascoltiamo e Allora, giù caro le mani Lorenzo, siamo in dal collegamento con una pasta. signorina che assomiglia molto fisicamente alla professoressa Boschi, la signora Boschi, ma non è la Boschi, però Al ministro assomiglia, dici? assomiglia, ministro Boschi, sì. È una giovanissima attrice che si chiama Saulino di cognome, Paola di nome, la quale ha preso spunto anche un po' per esibizionismo, diciamo la verità, da questa proposta madoniana, da questa proposta di Madonna, di premiare chi vota la Clinton, di premiare chi vota la Clinton, per dire: guardate, cari italiani, se voi votate no al referendum, se voi votate no al referendum, io vi farò un pompino. E ti posso assicurare che questa attrice italiana, che è stata in America fino a qualche giorno fa, ci siamo sentiti, era a Los Angeles, attrice, diciamo, ha l'ambizione di fare l'attrice, adesso questa signorina credo che voglia fare sul serio, credo voglia fare sul serio, perché se non vuole fare sul serio allora mi incazzo. Paola, come stai? Ciao Ecco. Cruciani, Ciao mannaggia Paola. te che mi chiami a Los Angeles alle 9 di mattina dopo che mi ero mezza ubriacata Ma e come poi mi mezzo dici ti ubriacata? chiamo e poi non mi hai richiamato più e ho dormito direttamente dopo le 11 di mattina per Non ti ho mezza richiamato, ma tua. come eri ubriaca? Ti eri ubriacata di che cosa? Scusami. Che serata avevi fatto? Una serata di alcolica? Una serata d'amore, l'unico linguaggio che parlo, caro Vabbè, Crux Crucis. d'accordo, la serata d'amore Sto. siamo Beh, d'accordo. c'è anche un'intimità, vedo da No, non come c'è nessuna si intimità, ci siamo esprime. sentiti No, una una volta. serata di whisky, come ti Whisky. ubriachi con l'alcol, E che ne Crucia. so io come ti ubriachi? Ci Sto sono tanti. scorrendo le foto della signora, così per Assomiglia un po' vedere. alla Boschi o no, signora Paola Saulino? Sì, Ma questa è indubbiamente. una cosa che mi dicono, sì, è vero. Scusa, ma tu, Sì, indubbiamente sì. domanderebbe Parenzo, signora Saulino, lei In che cazzo particolare c'è fa una nella foto vita? Mi fa proprio patriottica piacere essere anche chiamata signora Saulino. Ecco, signora lei. C'è Saulino, una foto patriottica tra cioè, quelle che individuo. quale sarebbe la foto patriottica? Ma con Quando diciamo. sostenevo gli europei, la mia Sì, nazionale, la mia esattamente. Italia. Tu sei napoletana anche, no? Sei anche Io sono napoletana, La mio foto crux crucis. patriottica c'è. Sei anche tifosa del Napoli, cara Paola? No.
Supporto il Napoli da sempre, per sempre, forza Napoli. Beh, ci sono foto con oggettistica, insomma, deve fare molto varia l'attività della signora. Sì, però adesso la domanda sorge spontanea. Tu, nella vita, quanti anni hai innanzitutto, Paola? 25, 26, quanti anni hai? 25. Sì. Tu nella vita, domanderebbe Parenzo, che stracazzo fai? No. Ma io nella vita non faccio un cazzo, ma lo faccio benissimo. Beh, infatti lo faccio con arte, perché ci vuole arte. Sei anche mantenuta, diciamo, tu sei appassionata di arte contemporanea, cioè, sei anche mantenuta di famiglia, cioè c'è qualcuno che ti sostiene? Assolutamente no, 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 la mia e come fai a campare? Questa. Fai le marchette? Cosa fai? Ti fai sovvenzionare da qualcuno? Ogni giorno come fai a tirare fuori i quattrini? Cioè, chi te li dà? E fammi parlare, non ti incazzare. Vai, cioè, vai. Fammi parlare sempre tu. No. Allora, io a Los Angeles soprattutto lavoro, quindi ho i miei soldini che metto da parte. Sì, ma quali lavoro? Uno può dire lavoro. Lavoro in un locale. Però vuoi fare l'attrice, diciamo, non fai l'attrice, diciamo la verità, non fai l'attrice ancora. Non guadagno così tanto facendo l'attrice. Cioè, l'ultima cosa che hai fatto da attrice, qual è stata? Ho lavorato a Los Angeles, ho fatto un film sulla storia di Frank Sinatra e Eva Gardner, io facevo il ruolo di un'attrice italiana degli anni 50. Cioè, hai fatto la comparsa in pratica? Non era una comparsa. Ma non c'è niente di male, non c'è niente. Avevo un ruolo e parlavo anche. Come si chiama sto film? Si chiama Frank and Ada, lo puoi trovare su IMDb, del 2017. Ma Parenzo, non pigliare per il culo, a 25 anni sta iniziando a fare l'attrice. Senti, ma è vero che vuoi fare, scusa, tu hai scritto, applichiamo la cosa di Madonna all'Italia. Torniamo ai pompini di casa nostra. Vuoi sorvolare l'attività perché ti ho superato con questa cosa dell'attrice, ti ho dimostrato che sono attiva. No, quindi figurati. Vuoi cambiare argomento? No, torniamo ai pompini di casa nostra. Ai pompini di casa nostra, questi sono argomenti molto decisamente più interessanti. Allora, circa il referendum che ci sarà in Italia, no? Tu praticamente che cosa vuoi fare? Spiegalo chiaramente agli italiani che sono in ascolto. Ma posso dire, perché mi hanno fatto un'intervista radiofonica oggi, prima di parlare mi hanno detto fascia protetta, mi sono messa. Ma paura, che ce frega, vai, fai quello che ti pare, da noi puoi fare quello che vuoi. No, io ho promesso a chi sostiene il no pompini per tutti. Ma ho capito, ma questa è una roba che dici così, sì, o lo vuoi fare sul serio? Perché Parenzo giustamente direbbe, vabbè, è la solita esibizionista. Sì, no? Allora, ma io ho postato. Vabbè, lascia perdere quello che hai postato, lo vuoi fare sul serio questa roba o no? Penso proprio di sì, se uno ti porta la certificata, una fotografia con la scheda elettorale in cui c'è scritto ho votato o no, la prova provata, tu che fai? Sì, ogni promessa è debito, si mantiene. Ma ovviamente. Non credo, dai, non credo che fai così. Allora, facciamo una cosa, io ho specificato come voglio agire io. Cioè, come vuoi agire? Pronto. Vai, come vuoi agire, dimmi. Siccome sarò a Los Angeles, premierò l'arte, siccome la mia è una proposta artistica, viva l'arte, viva l'amore, sì. Avevo pensato di premiare l'artisticità di chi mi veniva a trovare sino a Los Angeles, affrontando un volo intercontinentale, riuscendomi a trovare, e lì... Cioè, secondo te uno... Ma guardati che si trova in viaggio, che ne so, io dovrebbe venire in Italia per referendum, non vengo. Dovrebbe fare dovrebbe un viaggio... Dovrebbe come? Via me? Dovrebbe fare un viaggio a Los Angeles, provare portare le prove che ha votato no... Che fa? Trovarti... Così bella. Se, tutto questo ma per no, fare... senza prove... E tutto questo per farsi fare un pompino da te? No, Crucià, mi devi stare a sentire però. Ma scusa. Lo so che lo vuoi anche tu il pompino. No, non lo voglio, francamente no, non lo allora, voglio. Allora, ascoltami, veramente le prove non si possono avere per il semplice fatto cioè, che uno, è legale. Cioè, se tu incontri un italiano dopo il referendum a Los Angeles e gli fai un pompino, questa è la realtà. Penso proprio di sì, perché è lì che mi ritroverò. Ah, ragazzi, non è possibile, dai. Tu hai scritto pratichi, venire in Italia, pratichi, praticare una dovuta maestria portando a compimento il mio dovere fino alla fine, cioè, senza perdermi esatto. Neanche una vostra... Per avere il contatto visivo, Crux Crucis. Parenzo, tu cioè, guardando negli occhi, naturalmente, come Madonna. Sì, perché le cose vanno fatte bene, insomma. Ma Parenzo, io ho dei dubbi, Parenzo, su queste cose tutto... qua. Ma tu devi dubitare, è normale, il tuo lavoro, stai in radio, devi... sesso orale a chi vota no, ma è troppo facile dirlo, Parenzo, da Los Angeles, no? È anche troppo semplice. Ma io che ci posso fare? Io vivo lì, il mio fidanzato è lì, cioè sto là, quindi c'è pure non è fidanzato. Che... C'è pure il fidanzato, vabbè ragazzi, ma che stiamo facendo? È pure esibizionismo, dai, cioè... È veramente... Ma non è pure esibizionismo! È pure esibizionismo!
Ma che me ne frega che hai postato? Senti, eppure esibizionista. Ma tu sei un esibizionista, altrimenti non faresti questo lavoro. Ma non quindi... sia che io non sono esibizionista, raccolgo, raccolgo sì, le tracce di esibizionismo. Ho visto le tue fotografie che non ti conoscevo. Ma che c'entra? Quella... Che c'entra? Bella faccina che sembri scemo, però poi fai la parte della persona. E poi vedi, ma tu dal male che mi devo far pigliare per il culo, secondo te? Va bene Paola, ti saluto, ciao, ti abbraccio, ciao, ciao tesoro. Dai. Ciao tesoro, ciao. Dai. E ti devo lasciare, è tardi. Parenzo, diglielo tu che è tardi. Cara, è finito, si è finito, tutto. È tutto chiuso, finito. La festa. Maurizio, Anna, Alfredo, Luca. Di Radio Id Italia, viva la radio, ciao. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Dunque, scusate, ero su Skyscanner, che è il portale, diciamo, che per trovare dei biglietti economici per Los Angeles, visto che comunque vada, insomma, lei mi sembra per chi vota no, giusto? Allora, rompo il porcellino, anzi, devo andare in banca, chiedo anche un prestito. In fondo Los Angeles è una città che non ho ancora visitato, in California c'è un bel calduccio e quindi io, sinceramente... Spero che non mi stia ascoltando né mio padre, al cui oggi è il compleanno del mio daddy anche. Tanti auguri, Vittorio, grande uomo 76enne, non mollare mai, ti voglio almeno oltre i 100 anni, come disse anche Berlusconi. Il tempo è tiranno, mi fanno cenno, quindi in scala, chiediamo scusa subito a coloro i quali hanno quasi il terrore di un linguaggio non esattamente aulico, però vorrei ricordarvi come i veneti in questa classifica speciale fatta dallo Zoo di 105 siano realmente dei personaggi che non hanno eguali. Ascoltate il famoso Bestemmiamen in un round contro un giapponese, lo ascolto anch'io con voi per la prima volta, sono terrorizzato. Chiunque fosse contrario e non ha letto che questo programma utilizza un linguaggio esplicito è fortemente pregato di cambiare, in questo caso nessuna frequenza, ma semplicemente di levarsi dalle balle. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Zucca Linus. Fantastico, il cappellaio magico, non smettisce mai, ma aspettate un attimo. Cosa vedo laggiù? Ah, vedo un camion tutto nero con un teschio e una croce. È lui, è Bestemmiamen. No. E allora chiudiamo questo scherzo telefonico andando da lui. Sì, il grande, solo, l'unico, l'incredibile Bestemmiamen. Ma chi è? È un pazzo drogato che guida un camion. Pronto? Nanio, bagana cutù. Pronto? Nanjaram! Oh! Nanjaram, sono kakkuwa, bazooka ho nanka kakaete, senso gokko demo yaru chino. Ma sta c***o, ma è italiano, boia! Uniboshi? Oh, no! Nanja sore? Surakanko! Nanja sore? Surakanko! Surakanko! Oh, no! Koko ni ien? Italiano, italiano, den! Zaiten! Uniboshi? CO2? Se sei un bastardo infame, boia! Ma i... A te sta con le onde, boia, culo, man, porco, te... E quel che ti sto a sole, che puttana, quella mia in culo, no! Vai a parlare italiano, cancano! Nanjaram, sono cacco a bazooka, ho... Brucia sto c***o! Non c'era, sono cazzo. Aspetta. Allora, ragioniamo. Io
Io vorrei parlare con quest'uomo e capire chi è. Cioè, dobbiamo chiamarlo con calma. Bravo. Oggi lo chiamiamo. Oggi gli facciamo un'intervista. Fingiamo di essere, oggi, non so. No, con calma. Stai calmo, stai calmo. Perché, cioè, ti ammazza a mani nude, ha aperto un mondo. Adesso. Secondo me è un enorme gorilla che bestemmia. King Khan. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Su Calinus! Vabbè, ne parliamo dopo, ragazzi. È arrivato il momento di conoscere meglio anche delle persone che hanno fatto parte di questo programma negli ultimi 10 anni. C'è un uomo che noi torturiamo da mesi, da anni ormai, un uomo che ci risponde sempre quando ne abbiamo bisogno. E quindi abbiamo deciso io e Wender di andare uno a uno a conoscere le nostre vittime. La prima è una persona con un cuore molto grande, una persona con tante passioni, la figa, la droga e il demonio. Stiamo parlando di Bestemmia Man, conosciamolo meglio. Lo Zoo di 105 presenta. Conosciamoli meglio. Conosciamoli meglio. Ma vai a fanculo, vai. Conosciamoli meglio. Rubrica dedicata alle vittime del mago Wender. Io abito in Veneto. Nei suoi scherzi telefonici. Aspetta! Conosciamoli meglio. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, salve. Sono un giornalista di Pazzi Popcorn e Bestemmie. Lei... Non me ne prendo un gran cazzo, perché in questo momento qua sono impegnato. Boia. Mi scusi se la disturbo. Lei è il signor Tony giusto? Il nome d'arte quello. Nome d'arte. Lei, ecco, mi scusi, se mi permetto, stiamo facendo un articolo. Ecco, sì. È un gran cazzo. No, mi faccia. Stia calmino, un secondo solo. Un secondo solo. Conosciamoli meglio. Fantastico. Allora non so se siamo capiti, ma d'abbraccio. No, allora senta, mi scusi. No, senta, ti avete il cazzo. Allora, come fa? Lei fa il camionista, giusto? No. Che lavoro fa? L'esattore. Sì, il camionista è un hobby. Ah, il camionista è un hobby. So che tra i vari hobby c'ha anche la cocaina, lei, giusto? Non si imbenzini su. Tony? Angelo nero di cane, angelo nero. Poi cane. Semo basta. Lei è un fanatico di Satana. Dico, lei è fanatico di Satana, giusto? Mi sono fanatico di tutto ciò che anche non è porco, ok? Ah, ho capito. Adesso finire, rompere il can cazzo. Ma dove sta? Cioè, una domanda. Lei guida il camion e si impizza, giusto? No. Si impizza e poi guida il camion? No. Cosa fa? Un cazzo. Ci può descrivere la sua giornata tipo, ecco, signor Tony? Si sveglia la mattina, Mi fai una gran sega. Si fa una gran sega, benissimo. Colazione la facciamo con un caffè e? Figa e bestemmie. Figa e bestemmie. Poi saliamo sulla nostra autovettura, il nostro camion e... Figa e bestemmie. E un po' di cocchina? Dopo il lavoro. Dopo il lavoro, bravo, mi sembra giusto. Vuole raccontarci la sua passione per il demonio? Ecco, so che lei è innamoratissimo del demonio. No. Io sono innamorato della ficca. Ma lei in chiesa non c'è mai stato? L'ultima volta sono stato in chiesa. Quando mi ha batterato io dopo. Beh, ma scusa. Il prete è morto dopo di Dio. Addirittura. ma sarebbe, non sarebbe un mondo migliore se il mondo fosse guidato dal demonio? Se la gente credesse. È molto meglio di Hobby, perché lui, essendo cattivo, non potrà andare buono. Bravo. Invece qua che nei pezzi di merda, chi pensa e viste chi è buoni, invece io per i cattivi. Io però un cattivo che è cattivo e un buon che si finge buono dopo è cattivo. Bravo. Sono pienamente d'accordo con lei. Pienamente. Quindi un bel messaggio alla nazione. Si vede che quando è che te parla del mio principe sono calmo. E infatti, esatto. Figa e demone, figa e demone. E un po' di bamba. Dopo il tramonto. Cioè, c'è gente che si fa una birretta, lei si fa una righetta, vabbè, ma ci sta. L'importante
Poi voglio dire, l'importante è non far male agli altri, giusto? Se si fa del male a se stesso va bene così, eh? Ma a me lo faccio sempre dentro casa o prima di andare a combattere. Combattere contro chi, mi scusi? Aia. Combattere. Prego, prego. Prego, prego. Non è che sia... Ma sì, ma sì, stia tranquillo, dai. Va bene, io mi sono anonimato, cane. Mi drago c'è il braccio sinistro del demonio, Dio. Hai capito? Vai, vai. A me non mi sarei con un cazzo! Perché non te ne vado i coglioni, c***o! Aspetti! Non me ne frega un cazzo! No, vai! Stia cazzo! Ma che cazzo! Perché si agi? Perché? Perché? Arrabbiato. Conosciamoli meglio. Perché devo aver toccato il tasto dove è come a Superman che gli chiedi: ma è vero che se lei mette gli occhiali nessuno la riconosce? Devo aver toccato un tasto che svelava il segreto di bestemmia. Lui va a combattere. Cioè, riepiloghiamo, lui è un camionista, sì, che si fa i destri, sì, e nel tempo libero c'ha la figa. C'ha la figa, il demonio, sì, e va a combattere. E voi siete lì sulla 4, tranquilli, e lui vi si potrebbe affiancare. E vi preoccupate di quel rom che ha fatto 15 km contro mano in autostrada? Ma quello è niente, ragazzi. La Audi RS4 gialla è nulla a confronto, signore. Radio ID Italia News. Mi sto riprendendo. Chiedo scusa a coloro i quali, diciamo, fanno fatica a digerire questo turpiloquio, però devo dire, questa è anche l'Italia, che voi lo vogliate o no, questo è uno specchio, e vedrete di peggio domani con Donato da Varese. Non è quel Donato che vive qui, grazie a Dio, ma domani ci sarà nel nostro programma qualcuno che sostiene una tesi che da quando abbiamo i migranti, diciamo, in casa, i reati sono diminuiti. Sì, avete capito bene, sono diminuiti, secondo questo illuminato, fulminato politico. Abbiamo detto news, vabbè, sport, mi dispiace per coloro i quali avevano già pregustato la vittoria del Milan, tutti giù per terra, perché il Genoa gliene ha rifilate tre all'incolpevole portierone giovanissimo, che non riuscirò mai a pronunciare, Donnarumma, una roba del genere. Quindi 3-0 per il Genoa in casa sul Milan, che non lascia molte insomma, non mi sembra che ci sia molto da obiettare. Dispiace di nuovo per tifosi del Milan. Io anche abbastanza in simpatia, non è sicuramente una squadra che faccio fatica a tollerare, anzi anche nei tempi d'oro mi è piaciuto ammirarla. Però cerchiamo di capire se abbiamo altre notizie, oltre le notizie, diciamo, di italiote di sport, se i quotidiani hanno qualcosa di interessante. Il Giornale è sempre proprio, per non smentirsi, Renzi vota no. Il Partito Democratico rinvia il taglio degli stipendi dei parlamentari a dopo il referendum, quando potrà, cioè, affossarlo. Diciamo che capiamo perfettamente la linea politica del quotidiano Il Giornale di Milano. Cerchiamo di essere equidistanti, magari non ci riusciamo, perché in fondo non credo nell'informazione neutrale, non ci credo. Noi, tutto sommato, come ID Italia, un pochettino, anche se non totalmente schierati con tessere di partito e trionfalismi e stronzate del genere, comunque leggermente schierati, insomma, chi ci segue ha capito che cosa voteremo. Vediamo il Fatto Quotidiano, c'è una foto con Grillo e Renzi, cerchiamo di capire meglio. Risparmi addio. Il Partito Democratico pretende il sì alla riforma con la scusa dei tagli alla casta, ma poi spedisce sul binario morto la legge proposta dal Movimento 5 Stelle, che farebbe risparmiare 88 milioni l'anno dimezzando gli stipendi di tutti i parlamentari. Sfasciamo la Costituzione, ma si tengono il malloppo. Loro sostengono, loro, diciamo, la casta, che questi 88 milioni non sono nulla rispetto ai tagli
e alle finanziarie che si possono fare, e lo credo bene, certo, con il fare il froci, diciamo, con il culo altrui. Bene, amici, c'è questa questione del comune di Gorino, con barricate Antique Prof, che è un paese che viveva di turismo e che si vede, diciamo, il suo anche bar del paese. Tu immaginati, non so, Calamaro, che vai nel bar del tuo paese, che è diventato un ostello di emigranti che poi iniziano un attimino ad accamparsi, iniziano un attimino a usare i vezzi del loro paese, quindi sicuramente nessuno mi verrà a sostenere che un qualsivoglia paese africano nelle sue strade principali è più pulito di un paese o di una città italiana. Questo non me lo venite a sostenere, perché insomma posso avere dei pregiudizi, ma ho anche degli occhi e vedo e osservo con gli stessi. Quindi, se io ho capito, ho sforato e sto andando fuori tempo, me ne fotte un cazzo. Quindi chiudiamo stasera alle 8:30, sintonizzatevi. Coloro i quali non l'hanno fatto, potete diventare followers di questo progetto di radio. Non costa nulla, semplicemente riceverete, nel momento in cui andremo in diretta questa sera alle 8:20 e 30 dal ristorante del signor Guastalla, che non mi ricordo come si chiama, comunque poi lo diremo, faremo pubblicità anche a lui. Comunque in diretta trasmetteremo questo dibattito, se ho capito bene. Noi ci saremo, chi vuole essere milionario, chi vuole essere lieto sia, del domani non vi è certezza, invece abbiamo la certezza che, se tutto va bene, noi domani alle 9 saremo in onda. Basta. Un saluto speciale agli amici di Radio ID Italia.